La saluto, Sindaco, un caloroso saluto. Buongiorno. E conti pure su di noi per tutto quello che serve. Grazie, grazie, vi ringrazio della vicinanza. Ho sentito ieri la vicinanza del governo anche attraverso la regione, attraverso il presidente Cirio. Purtroppo questo evento poteva non capitare e purtroppo è capitato in un momento clou di Bardonecchia, perché come molti di voi sanno noi siamo un paese turistico che vive sulle due stagioni, quella invernale e quella estiva. Avevamo 50.000 presenze e abbiamo sfiorato la tragedia, per cui io ci tengo veramente a ringraziare tutte le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente, e questo ha permesso di avere questi risultati. Noi il più grande risultato che abbiamo ottenuto è quello di non aver avuto feriti e di non aver avuto morti, perché chi ha vissuto come me quelle ore e ha visto che cosa stava succedendo sicuramente immaginava una tragedia immane. Invece siamo stati da questo lato fortunatissimi, anche proprio perché la macchina dei servizi attraverso le forze dell'ordine, attraverso tutti i volontariati, e devo fare un plauso anche a tutti i miei cittadini, alle mie ditte che si sono messe a disposizione immediatamente, nel giro di un'ora abbiamo iniziato a ripulire la situazione. Ovviamente stiamo lavorando su due fronti: uno, cercando di ripristinare quanto prima la situazione viabile in modo da liberare quelli che sono i ponti e il gretto del fiume, che fortunatamente era sempre stato pulito, erano stati fatti dei grossi lavori di consolidamento e questo ha permesso che l'evento fosse circoscritto. Questo ci permetterà di fare la conta dei danni, che sicuramente sarà ingente. Abbiamo un albergo inagibile, alcuni condomini privati e dall'altro lato stiamo lavorando tutti perché le nostre attività produttive possano riprendere al più presto il loro lavoro, perché ovviamente essendo un posto turistico abbiamo assolutamente bisogno che l'economia riprenda quanto prima, per cui l'appello proprio che faccio è quello di aiutarci affinché si riesca il prima possibile a ripristinare lo stato dei luoghi. Grazie a lei, Sindaco. Grazie. Ci conti pure, saremo sempre vicini, quindi poi ecco, anche tramite gli uffici dello Stato che lei ha vicino sul territorio.